Ieri è ufficialmente iniziata l'estate. Eh sì, ragazzi, il video doveva iniziare così, quindi immaginate da quanto tempo ho registrato queste clip. In questo video, perciò, nonostante il ritardo, realizzeremo un costume da bagno. Inizio subito col dirvi che questo progetto è nato come un esperimento e non potevo mai immaginare che si sarebbe evoluto così tanto. Intanto parliamo un attimo di questo cartamodello che sto tenendo tra le mani. È il mio primo cartamodello di costume da bagno, l'ho realizzato tantissimi anni fa. Non avevo ancora tanta esperienza con la realizzazione dei cartamodelli, perciò potete notare che il modello è davvero molto semplice. Il modello di questo costume infatti non prevede ferretti né coppe né altre cose che potrebbero complicare troppo la situazione. Il fatto è che io ho una cartella nominata Carta modelli da modificare e questo costume da bagno era proprio in questa cartella. Questo vuol dire che c'era qualcosa che non andava, essendo il mio primo cartamodello infatti potrei aver commesso qualche errore. Quindi primo consiglio di Devanatura, quando trovate un cartamodello e non siete sicuri del suo sviluppo, non catapultatevi subito a trasferirlo su stoffa. Se avete scaricato un cartamodello online, ad esempio, oppure avete realizzato questo cartamodello da tanto tempo, come nel mio caso, e non ricordate se effettivamente vi andava bene, oppure avete semplicemente cambiato taglia, insomma, ci possono essere tantissime ragioni per cui sarà sempre preferibile trasferire il cartamodello su un tessuto di scarto. Io lo farò su questo tessuto che ho comprato come scampolo a circa 1 euro. Come tessuto di scarto, perciò, vi basterà scegliere un tessuto simile al tessuto principale. Per realizzare il costume da bagno io utilizzerò una lycra bielastica, perciò questa maglina ha più o meno le stesse caratteristiche. Ed eccolo qui, una volta trasferito su stoffa, questo doveva essere il modello del mio costume da bagno. Però solo dopo averlo trasferito su stoffa ho potuto notare cosa c'era che non andava. Innanzitutto la parte del dietro dello slip. Era troppo largo sui glutei e troppo basso in vita. Perciò faceva un bruttissimo difetto sul dietro, creando una specie di paccozzo. E poi, vedendolo su stoffa, ho notato che il modello era proprio datato. Vi ricordate infatti qualche anno fa è scoppiato il boom di questi costumi da bagno con anello metallico sulla pancia? Sebbene mi piacevano tantissimo, sono passati di moda. Ma come al solito, siccome siamo una community che segue molto la moda, non vi farei mai realizzare qualcosa fuori moda. Perciò, prendendo tutte le misure, ho trasferito il modello in digitale. In breve, ho spostato questa fascia dal centro su un lato. Così facendo, ho creato il cutout principale, ovvero questo taglio che scopre tutta la pancia. Poi ho creato un monospalla e il décolleté sarà leggermente scoperto da un altro cutout. Il dietro del costume da bagno sembrerà un due pezzi, perciò non sarà collegato da alcuna fascia. Se volete scaricare il cartamodello e sostenere questo canale, vi lascio giù il link in descrizione. Lo potrete scaricare in ben 5 taglie. E dopo questa non breve intro, iniziamo con la realizzazione del costume da bagno. Che decidiate o meno di scaricare il mio cartamodello, per realizzare un costume da bagno avrete comunque bisogno di un modello da assemblare nelle varie parti. Procuriamoci nastro adesivo, forbici e una tisana fredda per rilassarci. Il prossimo consiglio riguarda la stoffa. Sicuramente per realizzare un costume da bagno abbiamo bisogno di un tessuto fatto apposta. Della lycra bielastica andrà benissimo, ma quello che volevo ricordarvi è che anche se il tessuto è elasticizzato in entrambi i sensi, sarà sempre più elasticizzato da un lato. Quindi mi raccomando, fate le varie prove prima di posizionare il cartamodello sulla stoffa e posizionatelo in modo che la parte più elasticizzata sia sulla larghezza e non sulla lunghezza. Tutti i pezzi del cartamodello andranno tagliati sulla stoffa per due volte. Vi consiglio di utilizzare la stessa stoffa anche per la fodera, soprattutto se utilizzate il metodo burrito, ovvero quel metodo che rende tutte le cuciture invisibili. È un metodo davvero semplice, adatto soprattutto ai principianti, poiché le cuciture saranno nascoste all'interno della fodera e del tessuto principale e non saranno mai visibili all'esterno, perciò non bisogna essere troppo precisi, come invece lo si dovrebbe essere su una cucitura visibile, tipo lo zigzag, la cucitura tipica dei costumi da bagno. Lavoriamo prima sul tessuto principale e poi su quello in fodera. Su entrambi dobbiamo cucire per prima cosa la spalla. E una volta cucita anche su quella in fodera, appoggio i due tessuti dritto contro. La prima cosa che dobbiamo cucire sono gli spazi chiusi, ovvero i due cutout, prima quello del décolleté
e successivamente quello della pancia, ma procediamo con ordine e andiamo a fissare tutta la parte con degli spilli o, se preferite, un'imbastitura. L'importante è che sia ben allineata, poiché questo garantirà la buona riuscita della cucitura. Solo dopo aver spillato tutti i lati si può procedere con una cucitura. Io in questo punto farò una cucitura dritta, sfruttando il punto dritto elastico della mia macchina da cucire. Ebbene sì, niente tagli e cuci per questo primo cutout. Bene, a questo punto rifinisco i bordi se necessario e faccio dei taglietti negli angoli. Questo permetterà di non avere troppo tessuto in questi punti una volta rigirato tutto al dritto. Prima di rigirarlo però vado a cucire l'altro taglio, quello sulla pancia. In questa cucitura includerò un elastico. Si tratta di un elastico trasparente in silicone, diverso da un elastico normale perché la sua aderenza è migliore e migliora soprattutto la vestibilità. Questo che sto utilizzando io è il Framilastic T6. Giù in descrizione vi lascio nome e link di qualche sito da dove poterlo acquistare. La cosa più importante quando si inserisce un elastico in un costume da bagno è non tirarlo, per non provocare brutte arricciature. L'elastico ci deve essere per migliorare la vestibilità, appunto, e l'aderenza sul corpo, ma non si deve notare, perciò io faccio andare per qualche punto l'elastico sotto la macchina da cucire, in modo da non avere arricciature proprio all'inizio del tessuto. Poi posiziono anche il tessuto sotto il piedino e vado con la cucitura. Ovviamente sto sempre attenta che l'elastico sia compreso nel la cucitura, che non venga tagliato con il coltellino della taglia e cuci. Adesso con uno spillo mi segno il punto di partenza della prossima cucitura. Sto per cucire l'altro fianco, quindi posiziono sempre il tessuto dritto contro e finirò la cucitura sull'inizio dello slip. E anche in questa cucitura comprenderò l'elastico, perché mi piace metterlo proprio in ogni punto, tranne su cuciture che davvero non serve. Perdonate l'insistenza, ma lo dirò fino alla fine del video: questo elastico migliorerà tantissimo l'aderenza al corpo del costume da bagno. Questo vuol dire che non ci sarà alcuna parte slabbrata e né cuciture troppo molle. Ora è il momento di assemblare anche il dietro dello slip. Unisco la fodera al tessuto principale, comprendendo sempre l'elastico. Appoggio dritto contro lo slip del davanti a quello del dietro e cucio i laterali. Dopo essermi accertata che tutto sia andato per il verso giusto, appoggio dritto contro lo slip di fodera e tessuto principale ed eseguo una cucitura comprendendo l'elastico. Mi raccomando, sullo slip l'elastico è importantissimo. Lascio il sotto del costume aperto in modo da poter nascondere le cuciture all'interno. Cucio allo stesso modo anche l'altra gamba dello slip, arrotolando tutto il tessuto all'interno, tirandolo verso l'esterno soltanto dopo aver effettuato la cucitura. Bene, a questo punto concludo lo slip cucendo anche la parte inferiore. Parte esterna dritto contro, eseguo una cucitura su tutta la parte, mentre su quella interna lascio una piccola apertura che mi servirà per chiudere anche il resto delle gambe che avevo lasciato aperte. E infine si può cucire questa piccolissima apertura con un punto dritto oppure con un puntino a mano invisibile. E guardate che bel risultato, praticamente non si vede nulla né dall'esterno né dall'interno del costume. E chiudiamo le ultimissime parti del costume da bagno, ovvero il dietro, includendo sempre l'elastico, perché anche qui dobbiamo assicurarci che la parte sia bella aderente al corpo. E concludiamo il tutto cucendo anche i laterali. Costume da bagno finito! Questo è il risultato finale, non perché lo abbia fatto io, ma lo sto già adorando. Come al solito scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a scrivermi, rispondo davvero a tutti. Alla prossima, ciao!